minuto. Buon pomeriggio e benvenuti dallo stadio Luigi Passana di Battipaglia. Tra pochi minuti in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, Battipagliese Picciola, pantaloncino nero, i calzettoni gialli, il portiere antico completino blu con bordi gialli, pantaloncino blu, calzettoni gialli. È iniziata la partita, subito Chris Cuolo, il capitano della Battipaglia, serve, entra in area di rigore, supera due giocatori, il tiro di Selesa, H Consiglio, entra in area di rigore il Picciola, il tiro di Barbarisi, tanto sosso, sempre Troiano, troppo lungo sulla palla Cibele, e c'è calcio di rigore per la Battipaglia Paese, attenzione, strana di Battipaglia, Troiano contro Olivieri, il tiro del numero 11 e la Battipagliese è in vantaggio con Antonio Troiano. Selese batte questo calcio di punizione tirando verso la porta, viene toccata la palla indietro da Cibele, bravissimo qui Antico, Carfagno la crossa nuovamente in mezzo, di testa la tocca solamente Cristi. Barbarisi sta per entrare in area di rigore, attaccato da... la porta via, servito ancora Antonio Troiano in contropiede, sta entra in area di rigore Troiano, il tiro e la parata di Olivieri. Batte il numero 8 direttamente in porta e ancora... delle serie di testa per Brancaccio, il lancio in avanti a cercare Barbarisi, Barbarisi più veloce di... Chris Cuolo entra in area di rigore e c'è il pareggio del Picciola. 43esimo minuto del primo tempo, il pareggio del Picciola con Barbarisi. Brancaccio bravissimo a servire il rigore, la perde Cibele ancora in area di rigore, il tiro di Cibele e palla che esce fuori. Palla per Carfagno, finisce qua il primo tempo, il signor Russo di Salerno dopo un solo minuto di recupero manda le due squadre nello spogliatoio. Risultato finale al termine dei 45 minuti, Battipagliese 1 Picciola 1. Linea alla regia di finale, si parte con il Picciola che tocca la palla, Trezza dietro direttamente al portiere Olivieri, lo supera, serve Borrelli, 1-2 ancora Consiglio, il cross in mezzo, Cibele, rete! Battipagliese al terzo minuto passa in vantaggio con Cibele, uno scambio 1-2. Il tiro adesso facile, la parata di Antico, il tiro di Castaldi, ancora il cross in mezzo per Cibele che sbaglia a colpo sicuro, stavolta non è fuori gioco. Troiano arriva in area di rigore, il Troiano scarta il portiere, poi invece di tirare prima e la palla esce fuori di un nulla. Ora Chris Cuolo per Troiano, lo scambio 1-2, attenzione perché Chris Consiglio ha tanto campo, serve Cibele, arriva in area di rigore, il cross, anzi il tiro di Cibele per Di Lascio, salta Di Lascio facilmente, attenzione la parata di Antico, 33esimo del secondo tempo, poi ancora Selese, è l'errore di Antico, pareggia il Picciola, ha segnato in velocità, supera Emilio Criscuolo, entra in area di rigore, il cross è il 3-2 per il Picciola, ancora Di Maio. Mogavero ed è finita. Il Picciola vince allo stadio Luigi Passana di Battipaglia per 3-2 e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Noi diamo la linea alla regia.